When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Devine, motherfucker. I'm set. Are you ready for me? Push play, it seems music. I'm here to satisfy. You're moving where the slow get ready. You can feel the stride. No reason to feel dirty. Just take a look at me. I'll give you what you want. Let's take a sample ecstasy. We wanna shake it out. Your time is yours now. I wanna feel some Ebbene sì, lo show più figo del mondo è tornato. E quale migliore inizio di stagione se non qui, dalla Fiera del Levante, con degli ospiti d'onore. Li sentite? Alle mie spalle stanno facendo il loro soundcheck. E tra pochissimo li incontriamo per la prima puntata di Sclero 09. Il genio! Attesissimi qui alla Fiera del Levante di Bari, il genio! Benvenuti ragazzi. Grazie. Minchia, ma non si può dire. Si può dire. Allora, minchia. Poi scatta la competizione di parolacce. Vabbè, non c'è problema, non fa niente. Ragazzi, che avete fatto ieri sera? Niente, siamo usciti e abbiamo bevuto io la birra, lui il vino, poi... No, siamo in campagna, non siamo usciti. Io... ho passato il mio sabato sera a studiare le interviste già fatte dal genio. Guarda, sono andato pure a sentirmi una di Radio Radicchio agli amici della Toscana. Mamma mia. Sì, sì, quella è mitica, me la sento quando mi devo vergognare molto. Vabbè, non, tu non tanto. Dovrei vergognarmi io, dici? No. Io parlavo così. Vabbè, con Radio Radicchio può capitare. Vabbè, Radio Radicchio l'unica cosa che successe è che semplicemente ci arrivò questa telefonata, noi eravamo in macchina che stavamo andando a suonare. Io non c'avevo nulla contro i ragazzi di Radio Radicchio, neanche li conosco. E che arrivò questa telefonata, sentì Radio Radicchio, il nome mi fece un po' ridere, Radio Radicchio, ma tutto là. Anche a me. Poi da lì insomma un po'. Magari sono andato un po' pesante di mano. Però vabbè, li salutiamo, anzi no, tanto chi se ne fotte. No. Sì, no. Non anche so. con la mitica Valentina di MTV non sei stato simpaticissimo. A me ieri mi è venuta una cacazza quando ho visto io domani devo intervistare loro. Mi è venuto proprio il terrore. No, io volevo piacere Gianluca, posso salutare il... Certo. Ciao, piacere. Lui è Massimo, ciao. No, perché sennò non si dice mai che c'è dietro la macchina da presa. No, io sono abbastanza partigiano in questo, vero? La telecamera, anzi, la telecamera. Non è la macchina da presa, la telecamera. No, è una macchina da presa perché stiamo girando un film sulla vostra storia. Ho capito. Una storia che parte da Lecce. No, da Milano. Da Milano. Non siete leccesi? Sì, siamo leccesi, ma questa cosa è nata a Milano in realtà. È vicino Corso Lodi proprio. Cosa è successo in Corso Lodi?
Ma niente, stavamo, che abitavamo là, anzi non succedeva proprio nulla. Appena emigrati, come sono stati i vostri primi momenti di vita a Milano? Ma io bene, mi sono trovata bene perché poi avevo degli amici, quindi che mi hanno accolto molto bene, e poi ero già fuori da Lecce, dall'università, quindi devo dire che avevo un'aspettativa un po', ero un po' spaventata dall'idea di vivere a Milano, e in realtà poi ho trovato invece, sto bene, devo dire che non fa schifo, come, cioè, tu in genere l'Italia fa schifo tutta, quindi cioè, Milano poi no, non fa schifo, siamo abituati a stare nello schifo, quindi cosa ci fa? Beh, accanto a me sono abituati a stare nello schifo. Mai, cioè, io sono spaventato dall'idea di vivere proprio, cioè, poi sì. Milano... Cosa ti spaventa più di tutto? No, dico, in generale. No, parliamone. No, ma poi andiamo, guarda, meglio di no, perché poi andiamo troppo avanti. Andiamo al sodo, no? So che, al sodo. So che sei un esperto, hai un sacco di uova qui. Nel pagliaio. Nel pagliaio, uova nel pagliaio. Nel paniere. Nel paniere.